Posso essere sincero? Davvero, non lo so, mi sento come perso. Come se fossi in mezzo al mare, in un canotto. No, aspetta. Un canotto. Carlo, non hai afferrato il punto. Sì, però non ho capito cosa c'entra il canotto. Ok, basta, lasciamo perdere e cambiamo argomento. Ma no, dai. Beh, ho capito, ma tu non mi stai a sentire. No, ti ascolto, però scusa, fai metafore a caso. No, non a caso. Come te lo spiego? Sono immagini mentali. Dai, per farti capire meglio. Tu non ti immagini le cose mentre ne parli. Elefante. Cosa? Ti sei immaginato un elefante, vero? Carlo, sei proprio scemo. Carlo. Ti fai sempre riconoscere, eh? Questa volta non sono io, è Simo che vaneggia. Ah, sei tu, Simone. Già. Piacere, Marina. E io sono Andrea. Ciao. Cos'è che dicevi? Un canotto? No, fai rafting! Ma è vero che si può arrivare fino a 120 km all'ora? Rafting? Ma l'hai visto? Questo qui sta tutto il giorno davanti al computer. Beh, tutto il giorno. È che faccio animazioni. Dai, organizzate feste. Perché, sai, la mia cuginetta settimana prossima compie gli anni e volevo organizzare... No, Mary. Animazione nel senso di cartoni animati. Ah, forte. Ma scusa, ma si guadagna? Che venale, Andre. Pensi sempre ai soldi, eh? Mary, sono solo realista. Alla fine devi pur sopravvivere, no? Sì, realista. È che hai una visione della vita bidimensionale. Dai, ti compri una casa, ti trovi un lavoro, se ti va bene ti sposi, hai tanti bambini e se proprio proprio ti compri un cane. E sei felice. Non è vero, e poi è normale volere una famiglia, no, Mary? Beh, con calma. Poi ora Lori è in America. Ah, già, il tuo amore. Scusa, e tu che ci fai? Sai, il lavoro. Fossi in te, sarei già partito. Ma come, Simo? Mi lasci qua da sola? Guarda, Carlo, fa solo bene. Fai assaggiare, forse. No, io faccio bere solo gli amici. Hai questa voglia di partire? Vedi, Marina non è come te. In che senso, scusa? Dico solo che non lasceresti la tua vita qui. Senti chi parla. Ma che vuoi? Io sto ancora studiando, ho tempo per pensarci. Però dovrei affrontare la realtà prima o poi. Sì, vabbè. Oh, ma alla fine... Mi sa che non viene. Ma se... Ciao, parli del diavolo. Mi è appena arrivato un messaggio. Se è davvero lei, ti offre una birra. Accetto. Mannaggia, beh. Perché tanto non avevo... Simo, ti sei incantato. Eh? No, è che mi stavo immaginando... No, vabbè, niente. Allora, con chi è che ti messaggi? No, è per la tesi, perché... No, guarda, non mi ci far pensare. Beati voi che avete finito. Ma, insomma, ho talmente tanta ansia addosso che a volte mi sembra di affogare. Dai, non pensarci ora e fatti sta bevuta. Comunque anch'io mi sento così, Simo. Caspita, forse dovrei fare come Carlo e continuare a rimandare. Oh, basta con sta storia. E poi tu non puoi capire. Hai fatto economia, come voleva tuo padre. Anche trasferirti qui... No, quello l'ho deciso io. Ma almeno tu hai avuto una scusa per andartene di casa. Sì, poi avrò un lavoro sicuro. C'è lo studio di mio padre. Credo che farò una magistrale dopo la tesi. Magari. Ma senza un lavoro, cioè, io voglio essere indipendente. Comunque è solo una cosa provvisoria. Ma se smettessi di studiare ora, cosa farei? Oh, ma che ore sono? Ho un buco allo stomaco. Ragazzi, vi posso portare qualcos'altro? Allora? No, vabbè, sono a posto. Mi porti un'altra media? Per me niente. Cavolo, devo chiamare Lori. Tu, Simo, vuoi qualcosa? Oh, ci sei? Simo? Mi sa che si è incantato di nuovo. Vabbè, lui non prende niente. Ok. Ma non è che mi incanto. Poi pure questi hanno le loro ansie. Dice tanto Carlo, ma anche lui. Vabbè, Simo, tranquillo, respira. Mica posso morirci. Ora mi prendo ancora da bere, che tanto domani è domenica. No! Domani è lunedì!